presentato questa mattina il calendario delle manifestazioni estive, un calendario molto ricco. In che modo? Sì, davvero, e ne è testimonianza la folta presenza degli organizzatori qui con me che hanno presentato con il sindaco questo calendario, proprio a sottolineare la grande collaborazione e la grande sinergia che c'è stata intorno a questo calendario, che seppure nella limitatezza oramai conosciuta delle risorse, però davvero propone un'offerta complessiva molto densa, molto piena, molto diversificata, ma anche di estrema qualità. Un'offerta che tocca tutti i gusti, tocca tutte le tematiche, ma non scordiamolo, tocca anche molte location, molti punti spettacolo della città, quindi Pian di Nave, Piazza Colombo, Piazza Borea Dolmo, Piazza San Siro, alcune realtà di quartiere che hanno voluto collaborare attraverso le associazioni di categoria per riunirsi, organizzarsi, proporre magari musica, per esempio, in collaborazione con noi, e il Comune ha partecipato a questo sforzo. Quindi davvero per me è stata un'occasione non solo per presentare i 1.000 eventi, ma anche per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e che hanno creduto in questo grosso sforzo che l'amministrazione comunale ha fatto, sforzo che è sugli eventi, e lo potete vedere nell'elenco delle manifestazioni, ma è anche, e sarà visibile nei prossimi giorni, sulla comunicazione, perché abbiamo ovviamente voluto rinforzare ed incrementare il tema della comunicazione, che si deve ovviamente innovare. Da questo punto di vista, per quanto riguarda la comunicazione complessiva dell'ente Comune di Sanremo, ci sono dei ritardi da scontare. Nel suo complesso stiamo affrontando questo tema. Ora abbiamo voluto focalizzare in qualche modo acquistando pubblicità settoriale, cioè sugli eventi, che darà modo ai turisti e ai residenti di accedere non solo al programma generale, come potete vedere dagli strumenti normali di informazione, ma anche sulla città, a strumenti di calendarizzazione mensile e poi anche attraverso il sito agende giornaliere.